Ciao amici di Prepper.it, oggi faccio un video per dirvi che l'hanno rifatto. Ebbene sì, l'hanno rifatto, gli amici di MTB Runbox mi hanno mandato un'altra MTB Runbox, è arrivata anche la seconda e voglio subito farvi vedere stavolta cosa contiene. Ed eccola qui, era questa che stavamo aspettando nella casella della posta, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Ecco, allora abbiamo la nostra lettera di accompagnamento, quella che appunto ci descriverà l'utilizzo dei diversi gadget e strumenti che abbiamo all'interno. Il primo sembra un altro foglio di carta, al tatto si sente che ha una ruvidità particolare, ha un odore che non è proprio l'odore esattamente della carta e basta. Ci sono le istruzioni del tipo: se lo usate con lo strumentino dell'altra volta, questa fondamentalmente è un'escape di fuoco. Secondo me questa qui è da testare, ha qualche proprietà chimica in più, non è carta comune. Andiamo avanti. Anche in questa edizione abbiamo alcuni gadget di accompagnamento, ma andiamo alla parte invece un po' più succosa. Contenitore stagno per elettronica ed elementi delicati. La cosa carina qual è? È assolutamente impermeabile, oltre ad essere assolutamente impermeabile, vedete che qua intorno c'è tutta una guarnizione, anche la possibilità di essere antiurto, possibilità di attaccarci i paracord, ve lo tenete al collo, questa cosa qui non la perdete più, potrebbe diventare un ottimo contenitore per i vostri kit. Andiamo oltre, ancora adesivi, anche questo qui, ancora, oh, questo qui è bellissimo, questo qui è, leggetelo voi, fatevi un'idea, questo qui mi fa spanzare, mi sa che ci farò una maglietta. Bussola vintage, se uno si vede non è un modello tipo quelli da ingegnere o da cartografo, un kit di backup da lasciare da qualche parte, secondo me questo qui va benissimo, l'ho già testata ed è direi piuttosto accurata. Andiamo oltre. Moschettoni in plastica, questi qui sono particolarmente leggeri, particolarmente flessibili, non sono, ad esempio, se fate un viaggio in aereo dovete passare sotto al metal detector, questo vi risparmia la rottura di scatole, mentre invece questo qui no, questo qui è decisamente più carino. Allora, è uno di quelli che possiamo con il velcro attaccare la cintura o uno degli attacchi molli dello zaino, eccetera, eccetera. Arriviamo alla parte cicciosa. Segafilo. Stavolta, come vedete, la segafilo non è fatta come con quelle stupide, come con l'anellino da portachiavi alla fine, quello che è uno degli elementi che classicamente vi rimangono in mano. E tra l'altro, a vederla così, mi sembra anche piuttosto spessa rispetto a quelle che sono abituato a vedere. Quindi, non so, devo farci un test. Io non amo particolarmente questi oggetti qui, però un test a questo qui al Prepper Fest glielo facciamo. E arriviamo agli elementi super cicciosi. Allora, quello che mi è piaciuto in assoluto di più è questo. La forbice per, diciamo, l'emergenza, quella da inserire all'interno del kit pronto soccorso per aprire i vestiti. Perché mi è piaciuta? Perché è resistente. Allora, tutte quelle che ho trovato fino adesso erano tutte quante fatte praticamente di latta. E questa ha le lame con un buono spessore che sarà almeno, questo dovrebbe essere circa 2 mm di spessore sulla lama. Ha anche questa serie di accorgimenti necessari per evitare di far male al malcapitato e soprattutto ha un'impugnatura parecchio ergonomica, molto comoda, quindi anche se dovete tagliare per parecchio o materiali un po' spessi, un po' difficili da tagliare, non vi fate male la mano. E l'avete già vista, lo so, stavate già sbavando per questa, lo so che sbavavate per questa. Penna tattica, allora parliamo un attimino più in dettaglio di questa. Questa penna tattica è praticamente possiamo dirlo, un'imitazione della Uzi, ovviamente non è una Uzi, sennò ragazzi, altro che MTB, mi sa che non ve la regala nessuno uno di quel tipo lì, però questo qui ha esattamente la stessa struttura, esattamente la stessa forma, la fregatura rispetto, diciamo, a quella dell'Uzi, che tanto, vabbè, giusto per dire, non è identica, ma questo modello qua secondo me funziona parecchio bene, è che la Uzi qua ha la chiave a una vite con cui si toglie, sono le chiavi per le manette, ma tanto a voi non vi serve perché non vi arrestano, mica perché siete dei bravi ragazzi. Particolarmente stabile, resistente, si sente, non ha gioco, non è robusta, la punta in fondo si sente e poi ovviamente scrive. Particolari accessori, mica da ridere, sennò come fate a giustificare che è una penna? Attenzione però a non farci pirla in giro, nel senso che non è che quelli della polizia sono stupidi e non sanno che cos'è. Probabilmente ne sanno più di voi. A mio avviso, se devo fare una raccolta degli oggetti più utili di questa edizione, li metto sicuramente nell'ordine 1, 2, 3 e 4. Questi secondo me sono quelli che in questa edizione di questa MTB mi danno il mio valore aggiunto all'MTB Runbox. Allora,
Considerazioni su questa seconda round box, secondo me hanno fatto centro un'altra volta. Tra tutti gli strumenti, quelli che ovviamente mi sono piaciuti di più, c'è la penna tattica, che potrebbe entrare a far parte del mio EDC, di quelli tipo mai uscire di casa senza, e la forbice, appunto perché è difficile trovarne di abbastanza robuste, quelle che la maggior parte delle volte si trovano in giro sono veramente dei tocchi di latta. Un moschettone con la fibbietta da portare alla cintura per attaccarci le chiavi, utilizzato immediatamente, è un modo garantito perché stavolta non le possa perdere, si spera. Unica cosa che mi lascia un filino col dubbio è le seghe a filo, perché confesso di non essere un grosso estimatore dell'oggetto in sé, però ci farò qualche collaudo e vediamo. Ovviamente sono pronto ad essere stupito positivamente. Bene, un ringraziamento ancora agli amici di MTB Unbox, un consiglio spassionato a voi di andare a fare un salto sul sito e farci un pensierino e provare una box almeno una volta per vedere l'effetto che fa. Facciamo questo giochino qui. Siccome c'è il secondo video che faccio su MTB Runbox, lasciatemi sotto nei commenti tutto quello che vorreste trovarci, tutti i consigli che vorreste dare ai ragazzi di MTB Runbox per dire sarebbe fighissimo se, mi piacerebbe tanto trovarci questo. Ovviamente non è detto che uno chiede una K47 e misteriosamente poi la volta dopo se lo trova dentro, a meno che non sia piccolo così, magari di plastica piccino. Però può essere una buona idea per dargli dei suggerimenti, per aiutarli a farci contenti. Detto questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!